Grazie Presidente, sarò molto veloce semplicemente per rispondere al consigliere De Priamo che fa parte della Commissione Urbanistica per dire che il coinvolgimento della Commissione c'è stata perché un paio di settimane prima dell'espressione di parere della Commissione sullo schema di convenzione che come ricordava l'assessore è uno schema che viene dalla città metropolitana e di fatto noi facciamo una ratifica di questo schema, abbiamo comunque in Commissione alla presenza di tutti gli uffici e quindi dei progettisti che hanno elaborato questi progetti, che ripeto sono ancora in fase di progetto definitivo, illustrato sia gli interventi al Forte Trionfale, Caserma Olivelli, che l'intervento a Forte Boccea, che l'intervento sul quartiere di Massimina. Quindi credo che la condivisione con la commissione competente ci sia stata ed è avvenuta in quella sede. Tutti i consiglieri ovviamente hanno espresso la loro posizione, come ricordava anche il consigliere Peronzi, sono emerse, come nel caso del Forte Boccea, anche delle richieste di approfondimenti che giustamente vengono ripetuti in questa sede, come per quanto riguarda lo spostamento del mercato a Forte Boccea, che per oggi non è previsto. Quindi sono stati affrontati tutti i temi tecnici, sono stati illustrati i progetti, è stato specificato dagli uffici qual è stato l'iter che hanno seguito questi progetti e quello che si dovrà fare di qui in avanti. Voglio inoltre sottolineare che questi progetti non sono propriamente competenza, diciamo, dell'Assemblea Capitolina, perché come richiedeva il bando sono progetti che non vanno in varianza, non sono in variante del piano regolatore, e quindi sarà sufficiente per l'approvazione del progetto definitivo una delibera di giunta. Quindi è soltanto per chiarire questa cosa, che comunque il passaggio nella commissione non solo sullo schema di convenzione ma anche sull'esame, sull'analisi dei progetti c'è stato. Ovviamente noi consegniamo il voto favorevole della maggioranza a questa delibera. Grazie.